Ovviamente queste domande sono domande che attanagliano un po' tutti noi. Allora, abbiamo fatto la scelta che facciamo sempre come primo free di andare direttamente a chiedere alle persone che possono rappresentare le istituzioni. Ed è per questo che sono molto felice di dare il benvenuto a Giuseppe Ruzza, presidente del Comitato regionale del Veneto del calcio dilettantistico. Buonasera, presidente, benvenuto fra noi. Buonasera a voi, mi vedete bene perché io sono un ateo con queste apparecchiature. La vediamo Le molto bene, la vedete? sentiamo molto bene. Bene, dai. Allora, presidente, io ho un sacco di domande perché da quando abbiamo dato la notizia che lei era presente in diretta con noi, ovviamente in molti ci hanno contattato. Allora, la prima domanda che le voglio fare è questa. È uscita la settimana scorsa un brano di una sua intervista dove lei praticamente, si faceva, almeno da quello che si capiva nell'intervista, diceva che la stagione secondo lei era finita qui. Ecco, può spiegarci il suo punto di vista su questa vicenda? Allora, prima di rispondere, volevo fare una premessa. Volevo, se mi date l'occasione, visto anche le località che voi servite, ricordare una persona che purtroppo se n'è andata. Ed è Clelio Mazzo, che era amatissimo dalle sue società di Rovigo, quindi non abbiamo potuto salutarlo come meritava, siamo d'accordo anche con la famiglia, con il figlio in particolare, di ricordarlo nel modo giusto quando si potrà ricordarlo. Quindi volevo così. E poi un altro flash che oggi, 6 aprile, voi fate la trasmissione, ritornate a parlare di calcio. Fate bene perché oggi le Nazioni Unite celebrano la giornata mondiale dello sport. Quindi sport magari, come avete detto, non giocato. Però insomma sempre sport. Allora, voi avete capito male, cioè come tanti altri avete capito male, perché noi cerchiamo sempre di basarci su dati reali, su dati effettivi, che sono, li ricordo, insomma i 16.000 deceduti e più ad oggi, insomma, perché oggi sono diminuiti i contagi, ma purtroppo sono aumentati di 111 i deceduti. Il governatore Luca Zaia, il dottor Zaia, che dice che difficilmente autorizzerà l'apertura delle scuole. La Serie A che vorrebbe iniziare, però non si sa ancora quando, come e se inizia. I medici sportivi obbligano a fare i tamponi, a fare le analisi del sangue, a fare la visita medica agonistica ex novo. L'ipotesi del presidente Gravina, che a giorni uscirà, insomma, che non sarà più un'ipotesi, ma sarà una decisione di annullare visto che non si aprono le scuole, probabilmente di annullare l'attività giovanile, compreso i tornei Beretti, i tornei primaverili e i tornei del campionato primavera. Le nuove ordinanze dei nostri governatori che obbligano di uscire con le mascherine e con i guanti. La Serie C, che a stragrande maggioranza delle società non vuole iniziare, ma Lagò stesso, il presidente del CONI, che dice la vedo dura, insomma, iniziare per i dilettanti. Senza dimenticare i rinvii degli europei di Wimbledon e delle Olimpiadi che dovevano disputarsi in estate. Quindi noi, a parte che non abbiamo mai detto che abbiamo bloccato l'attività, perché sarebbe un arbitrio che non possiamo, noi non siamo autorizzati a bloccare. Dobbiamo aspettare ovviamente l'input dei nostri organi federali centrali. Ma e quindi è un arbitrio, sarebbe un arbitrio. Ma il desiderio nostro, il desiderio credo di tutti, vostro, nostro, dei veri sportivi, sarebbe di ricominciare. Che è un desiderio perché ci piace il gioco di calcio. Ci piace, vorremmo evitare contenziosi ricorsi, e vorrebbe dire che iniziando evidentemente ci siamo lasciati alle spalle questo maledetto periodo buio, però voglio dire, la razionalità, visto quello che ho elencato prima, ci dice che questo per noi diventerà, per i dilettanti, diventerà molto 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 difficile. Ci dice che questo per noi. Presidente, allora, detto che tutti noi vorremmo ricominciare,
ma se non è possibile ricominciare, a questo punto ci sono tante ipotesi sul tavolo ed è quello che le società, gli sportivi si chiedono, cioè che cosa succederà di queste giornate che sono state giocate. Allora io le faccio due domande e poi le lascio rispondere. La prima è: quali sono le ipotesi sul tavolo, cioè annullare questa stagione, prevedere dei cambiamenti di format dell'anno prossimo, tenere salve le classifiche, come per esempio succede in Premier League, dove giocati il 75% delle gare, il campionato diventa definitivo. E la seconda domanda che le faccio è: vi siete dati una data, una deadline, per cui si dice se noi ricominciamo a giocare entro questa data, si sa questa cosa in modo che le società possano organizzarsi per i loro programmi futuri? Ecco, noi siamo impotenti in questo, ma noi intendo anche il CONI, intendo la FIGC centrale, intendo la LND centrale, intendo i comitati regionali, perché tutto dipende dalla situazione sanitaria. Non sia mai, e questo lo gridiamo, non sia mai che in Veneto, ma credo che in tutti i comitati regionali, e il nostro presidente Sibilia è molto attento in questo, finché la situazione non sarà sicura e noi non vivremo nella certezza che non ci saranno più contagi, credo che insomma noi come dilettanti non possiamo nel modo più assoluto riprendere. La deadline che diceva lei, il primo step è dopo Pasqua, perché dopo Pasqua ci sarà un'altra ordinanza. Dopo Pasqua abbiamo ancora qualche giorno. Io mi ero illuso ieri vedendo anche la diminuzione, ripeto, 16.500 deceduti. Come possiamo noi cominciare? Tanti di questi sono nel Veneto, per fortuna non a livello della Lombardia di altri. Ma pensiamo alla Lombardia, pensiamo al mio amico presidente della Lombardia, Beppe Baretti, che è di Bergamo. Come possiamo iniziare a giocare in paesi che hanno visto quasi una distruzione di nuclei familiari? Cioè bisogna pensarci bene. E quindi, primo step, dopo Pasqua. Secondo, non dipenderà da noi, ma dipenderà da questo maledetto virus. E poi, nell'eventualità, dovrà, gioco forza, essere l'autorità politica a decidere, così come per la scuola, così come per altri, sì, come per la Serie A, sarà l'autorità politica a dire sì, si inizia e si inizia in questo modo. Le prospettive che lei mi chiedeva, ha fatto una domanda non da un milione, ma da un miliardo, qua, le prospettive, cioè sono tante, le prospettive sono quelle che ha accennato lei, ma non solo, ce ne sono tante. Noi abbiamo la fortuna di avere le società che in questo momento di clausura forzata ci contattano continuamente, ci scrivono. Allora, ci sono tante proposte, alcune sono assolutamente condivisibili, altre un po' meno ovviamente. Magari andiamo anche a vedere le classifiche, certi sono anche fatte per un po' così, vedendo la classifica della propria squadra. Però alcune sono estremamente condivisibili, non posso anticiparle perché non dipende da me, è questa il modo come eventualmente concludere la stagione, eventualmente, ovviamente deve essere condiviso da tutti i comitati regionali e deve essere una decisione univoca, perché non si può, il Veneto fa una roba, e la Sicilia si comporta diversamente, il Piemonte dice sì, e il Friuli no e quant'altro, insomma, quindi deve essere una decisione univoca e deve essere sicuramente condivisa. Io leggevo il giornale La Repubblica, si può dire, credo, no, di sabato 4 aprile, e parlava della ripresa di questi campionati, faceva un cenno anche a noi dilettanti e Fulvio Bianchi nel suo articolo quotidiano di Spy Calcio faceva riferimento e diceva: il presidente Sibilia vuole iniziare, ma tutti noi vorremmo iniziare, il presidente Sibilia vuole iniziare anche se i presidenti dei comitati del nord dicono di no. Questo sulla Repubblica, no? Quindi basta dire, evidentemente il contatto, la comunicazione tra noi e il centro c'è, e noi riportiamo quotidianamente la nostra situazione, insomma. E
mi piace che, a parte qualche così, insomma, deviazione, ma qualche titolo sui giornali, non posso dire non completamente pertinente a quanto scritto dopo, e che quindi ha avuto anche un aspetto fuorviante per le nostre società, mettendole un po' in confusione, noi diciamo, sintetizzando, diciamo, speriamo di iniziare, perché ci possono essere anche prospettive diverse di quelle di iniziare subito, ma no, non voglio anticipare nulla, perché le nostre società, che sono formate da nella stragrande maggioranza da brave, brave, bravissime persone, bravissimi dirigenti, ci sanno dare dei bei consigli. Però in questo momento, finché non abbiamo deciso in maniera univoca, non possiamo anticipare. Potrei dire, beh, Piruzza pensa a questo, Francesco Ceconello di Padova pensa a quell'altro, Roberto Mamerti di San Donato, vicepresidente, un altro, Patrick Pitou, un altro. Non possiamo, dobbiamo condividerle. Quindi aspettiamo dopo Pasqua, nella speranza anche di riaprire i nostri uffici, per i nostri dipendenti sono tutti in cassa integrazione. Stiamo, questo lo dico, insomma, per dire come opera il Comitato Regionale Veneto, grazie anche al nostro vicepresidente Piton, che è il responsabile della sicurezza per le sedi regionali, anche abbiamo già provveduto a sanificare e a disinfettare quasi tutte le nostre sedi, in modo di permettere ai nostri dipendenti, quando si inizierà, speriamo presto, in modo che ci potremo confrontare sicuramente con la società in maniera più consona, in maniera più completa, loro sono pronti, cioè le sedi sono pronte a riceverli. Presidente, le chiedo le ultime due cose. Allora, lei mi ha detto che non può anticiparci nulla, allora io le faccio una domanda al contrario, cioè le chiedo, lei esclude la possibilità che nella prossima stagione, quindi 2020-2021, i format dei campionati possano cambiare? Quindi, per essere più espliciti, il fatto che ci siano due gironi di eccellenza, quattro di promozione, 8 di prima categoria, tutti a 16 squadre, è un dogma, oppure potremmo essere di fronte a campionati con numero di squadre variate? La seconda domanda che le faccio è, lei noi dobbiamo condividere, però le chiedo se secondo lei e secondo la vostra valutazione il fatto di salvaguardare il risultato del campo viene al primo posto. Allora, il valore sportivo, a mio modo di vedere, ma a modo di vedere di tutti noi, ma credo anche delle società che ce lo scrivono, il valore sportivo va sempre salvaguardato. Teniamo presente che tra l'altro noi abbiamo svolto i due terzi di attività, insomma. Siamo alle semifinali del trofeo Regione Veneto di promozione, di prima categoria, di seconda categoria e anche di terza categoria. Non è che possiamo far finta di nulla. Un'attività corposa è stata fatta. Ripeto, non possiamo ipotizzare, ma non perché non voglio dirlo, anche perché non voglio dirlo, insomma, perché sarebbero impressioni personali e non voglio assolutamente prendermi meriti o demeriti successivi, nel senso che voglio che le cose siano fatte bene, insomma. Quindi, il target dei nostri campionati può essere anche che cambi, può essere anche che tutto dipende da quando il governo dirà via libera, cominciamo. Ma lei vede, abbiamo parlato prima della Serie A, tanto la domanda secondo me se l'è studiata, perché è una domanda bella, intelligente e anche furba secondo me, e mi dispiace non poter rispondere anche se la mia idea ce l'ho, ma voglio dire, abbiamo parlato prima che all'inizio della serie A, quindi anno medico sportivo, ho sentito tra l'altro, no, il presidente dei medici sportivi Castellacci, laddove dice occhio, perché il medico sportivo in situazione del genere diventa anche medico del lavoro con implicite responsabilità penali, quindi bisogna stare bene attenti anche in serie A. Voglio dire, in Serie A devono fare i tamponi, devono fare le visite mediche ex novo, le analisi ogni 4 giorni, le analisi ma lei vede le nostre società in una situazione del genere? Oppure i governatori dicono usciamo con le mascherine, ma andiamo in campo 22 o 23 o 25, compresi gli arbitri,
e giocatori e arbitri con le mascherine in faccia, non so, voglio dire, per questo noi diciamo vorremmo, ma purtroppo può essere che non ci facciano vedere calcio in maniera così veloce, insomma, ecco. Quindi è quello che dico, ci sono i problemi dei campionati. I campionati, qualsiasi soluzione danneggia in qualche modo qualcun altro, qualsiasi. Allora, ci sarebbero all'inizio della prossima stagione sportiva una marea di contenziosi e di ricorsi che non ci farebbero partire in maniera decente. Quindi, voglio dire, su questo anche dobbiamo stare molto molto attenti. A meno che, vista l'eccezionalità del caso, non succeda che non solo la LND centrale, non solo la FIGC, minimo il CONI, ma anche il governo dica è un caso eccezionale, prendiamo dei provvedimenti eccezionali. Quindi questo è, noi vogliamo considerare il valore sportivo, questo sì. La sconfitta più grande sarebbe, sempre secondo me, ma credo anche avendole sentiti, anche secondo il consiglio direttivo del Comitato Regionale Veneto, la sconfitta più grande sarebbe non considerare quanto fatto fino adesso, cioè 2/3 dell'attività, e ripeto, compreso anche che siamo alle semifinali del trofeo Regione Veneto, che lei sa, trofeo Regione Veneto, la prima, quella che vince il trofeo è la prima in graduatoria per essere ripescata. Quindi è una situazione molto 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 difficile. Io faccio un invito alle nostre società, stiamo studiando dalla mattina alla sera, non le dico, ma siamo a casa, quindi ci passa anche il tempo, non è che facciamo gli eroi, ma non le dico le telefonate, le mail, che ci scriviamo, che ci sentiamo in continuazione, insomma. Quindi voglio dire, devono avere la fiducia nel loro comitato regionale, perché il comitato regionale sa esprimere l'asci, non è un'autocelebrazione, ma è quanto ci dicono e quanto sa esprimere competenza, autorevolezza e anche un certo prestigio, insomma. E quindi voglio dire, faccio l'invito che fanno tutti, bisogna lasciare da parte un attimino degli aspetti egoistici, bisogna agire tutti assieme per un obiettivo che possa essere unico, che possa essere il bene del calcio. E quindi questo è difficoltoso, ma noi ci impegneremo al massimo e sono certo che con l'aiuto di tutti, anzi invito le società che non l'avessero ancora fatto a contattarci, a contattare i loro consiglieri regionali, i loro delegati, i consultori, in modo che possiamo avere una situazione la più vera possibile delle loro volontà. Presidente, la ringrazio molto. Prima di salutarla, però, le faccio l'ultimissima domanda che mi è arrivata in questo momento. L'ipotesi di giocare anche dopo il 30 giugno, qualora ci fossero le possibilità, naturalmente, è un'ipotesi che può essere messa in campo? Cioè, ammettiamo che le istituzioni dicano, va bene, dal 15 giugno si può tornare a giocare. L'ipotesi di finire la stagione dopo il 30 giugno è una delle cose che potreste prendere in considerazione, oppure no? Io credo che possa essere presa in considerazione non dal Comitato Regionale Veneto, che potrebbe subire questa decisione, perché luglio e agosto di solito sono mesi che i dilettanti li vogliono passare con la propria famiglia, ed è giusto passarli con la propria famiglia. E se ci fanno questa proposta, noi non vedo l'ora di trovarmi proprio vis-à-vis col nostro consiglio direttivo, noi faremmo delle proposte anche alternative, insomma, sempre per avere in mente la valorizzazione di quel l'aspetto sportivo che ci sta molto a cuore, sia perché, cioè, voglio dire, De Coubertin forse qui non c'entra, ma voglio dire, se uno ha investito, come ha detto lei benissimo all'inizio in premessa, se uno si è impegnato, se uno ha, gli mancano 3 punti per essere promosso matematicamente, non vedo, insomma, non credo sia giusto vanificare tutto. Io credo che luglio-agosto
a 40 gradi sia per i nostri dilettanti, con quello che stiamo passando, sia molto 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 difficile, assolutamente difficile. Vedremo, insomma, adesso stiamo studiando, ripeto, queste, siamo in contatto quotidiano con i miei colleghi dei comitati del nord, dell'area nord, e anche in particolare quel comitato che non è dell'area nord ma che ha le nostre stesse problematiche e affinità oltretutto, che è quello dell'Emilia Romagna. Quindi dovremo studiare un qualcosa da proporre eventualmente, quindi per questo dico alle società abbiate fiducia, insomma, noi non siamo quelli che diranno qualcosa o accetteranno qualcosa che non possa in qualche modo andare, che possa in qualche modo andare contro le esigenze delle società. Ripeto, il problema è evitare contenziosi, assolutamente. A meno che come ho detto prima. Bene, Presidente, io la ringrazio moltissimo della disponibilità che ci ha dato. Le strappo una promessa formale, che quando avrete preparato la vostra proposta ci ritroveremo, perché noi siamo ben contenti di interrompere le trasmissioni delle lunedì sera dedicate a temi sanitari, perché ogni tanto vogliamo parlare di calcio, che è la cosa che ci piace di più fare. Quindi le strappo questa promessa, quando avrete una proposta, se potrà essere ancora nostro ospite, molto volentieri, perché questa è una trasmissione fatta e pensata per il calcio dilettantistico. Se adesso ci vuole seguire nel proseguo della trasmissione, vedrà che ci sono al telefono dirigenti, giocatori, ma anche tifosi. Va bene, buon lavoro e alla prossima, senz'altro. Arrivederci. Grazie mille.